Nel dicembre del 1530, una spedizione spagnola partì da Panama, diretta in Sud America, alla ricerca di favolosi tesori. Francisco Pizarro, uno dei più famosi conquistadores, era al comando di un manipolo di avventurieri. Relitti della società e scarti dell'esercito, uomini che non avevano nulla da perdere. Pizarro li aveva allettati con la promessa di spartire con loro gli immensi tesori di un grande regno quasi sconosciuto. Erano solo 180 uomini, ma erano molto agguerriti. Sbarcarono nei pressi di Tumbes, nell'attuale Perù. Il professor José Busto, di Lima, autore di una biografia su Pizarro, ha studiato le fonti storiche e i resoconti dei conquistadores. Cosa li spinse ad avventurarsi in quelle terre lontane? Non era solo avidità e desiderio di ricchezze? In quegli anni molta gente emigrava dalla Spagna per sfuggire alla fame e alla povertà. Le guerre di Reconquista per scacciare i musulmani dalla penisola iberica erano finite e i mercenari non potevano più offrire i loro servigi ai sovrani in patria. Ben presto si diffuse un nuovo motto: servi il Signore e nel frattempo cerca di arricchirti. Oro e gloria, ovvero conquistare tesori e convertire i pagani. Con questi obiettivi, gli uomini di Pizarro cominciarono la loro esplorazione. Inizialmente non incontrarono resistenza. Si chiedevano chi fossero gli abitanti di quelle terre sconosciute: cannibali, bellicosi guerrieri o pacifici indigeni. Erano alla ricerca della mitica terra dell'oro di cui Pizarro aveva sentito parlare. Il comandante era convinto che esistesse veramente in quel paese che sembrava disabitato, forse al di là delle montagne. Gli spagnoli erano giunti nel grande impero degli Incas. Fin dal momento del loro sbarco, alcuni indigeni li avevano tenuti d'occhio e avevano inviato delle staffette a riferire al loro re dell'arrivo degli stranieri. Le staffette giunsero a Cusco, la capitale inca, dove risiedeva il re Atahualpa. Il sovrano si ritirò nelle grotte sacre per consultare l'oracolo. Chi erano quei forestieri? Rappresentavano un pericolo o erano divinità che venivano incontro al popolo inca? I suoi consiglieri propendevano per la seconda ipotesi. Secondo un antico rituale, un sacerdote sparpagliava a terra delle foglie di coca e prediceva il futuro. La profezia su Pizarro non ci è stata tramandata. Sappiamo però che Atahualpa sottovalutò l'arrivo degli spagnoli. Invece di impiegare il suo potente esercito per arrestare il loro cammino, lasciò che gli stranieri proseguissero. In un resoconto spagnolo datato 15 febbraio 1532 si legge: «Il sole arde a picco. Gli uomini sono sul punto di svenire per la stanchezza. Immense distese di sabbia e montagne brulle si stendono a perdita d'occhio». Quegli altopiani desolati non erano la terra dell'oro che Pizarro immaginava. In passato quei territori impervi erano stati la culla di una progredita civiltà, i Mochicas. Abitarono l'antico Perù molto tempo prima degli Incas e tramandarono loro le proprie conoscenze nel campo della lavorazione dei metalli. Le tecniche e i traguardi raggiunti dalla civiltà mocica nell'ambito dell'oreficeria sono straordinarie. L'oro era considerato il sangue di Viracocha, il dio creatore della mitologia incaica. La fusione dell'oro era quindi una sorta di rituale religioso. Usando strumenti molto semplici, crearono splendide opere d'arte che ornavano i templi del Dio Sole e le tombe dei sovrani. Solo il re poteva indossare gioielli d'oro, a testimonianza della sua discendenza divina. Gli indigeni ignoravano che quel metallo suscitasse negli europei un'insaziabile avidità. Per le civiltà precolombiane, l'oro era un materiale strettamente legato a funzioni sacre e religiose. Non poteva essere barattato né usato come mezzo di pagamento.
Gli Incas credevano, come i Mochica, che un giorno il dio creatore Viracocha sarebbe tornato. Secondo la leggenda, quando aveva lasciato gli esseri umani, si era allontanato attraverso il mare. Sarebbe poi ricomparso da occidente, dalle terre dove tramontava il sole, un dio con la pelle chiara e con la barba. Somigliava forse a Francisco Pizarro? Quando Francisco Pizarro sbarcò a Tumbes, ignorava queste leggende. Non poteva nemmeno sapere degli immensi tesori sepolti in quella zona dagli antichi popoli pre-incaici. La civiltà Mochica, 500 anni prima che fiorisse l'impero Inca, aveva lasciato in quella regione preziose testimonianze, come la tomba del signore di Sipan, scoperta solo nel 1987. Gli spagnoli, infatti, non vennero a sapere di quel sontuoso sepolcro. Gli indigeni non ne rivelarono l'esistenza, per evitare che i preziosi manufatti lì custoditi venissero saccheggiati. Nascosti dalle sabbie del deserto che si estendeva sull'altopiano, i favolosi tesori sfuggirono ai conquistadores. Essi non notarono le tracce delle civiltà che un tempo erano fiorite in quei luoghi. Pizarro e i suoi uomini continuarono a esplorare il continente in cerca di oro e ricchezze. Di notte si rifugiavano fra le rovine delle città abbandonate, aspettandosi di essere attaccati da un momento all'altro. Tuttavia, gli indigeni continuavano a non mostrarsi. Le spade che gli spagnoli tenevano sempre a portata di mano servivano più che altro come spiedi per arrostire la carne. Erano partiti ormai da 3 mesi e cominciavano a sorgere dubbi sulle probabilità di successo della missione. Gli uomini cercavano conforto nella preghiera, recitando litanie alla Vergine. Accampati attorno ai falò, molti iniziavano a sentire nostalgia di casa. Tuttavia, la prospettiva di tornare in Spagna era ancor meno invitante. Li aspettava la dura vita del contadino o il rischio di cadere nelle mani dell'Inquisizione. Nel nuovo mondo rischiavano la vita, ma avrebbero potuto guadagnare fama e ricchezze. Francisco Pizarro condivideva la sorte dei suoi uomini. Figlio illegittimo, scacciato dalla casa paterna, aveva dovuto arrangiarsi per vivere ed era diventato un avventuriero. La sua ambizione era quella di riempire i forzieri della corona con i tesori trovati nelle Americhe, riscattando così le sue umili origini. I pochi oggetti preziosi portati in Europa dai primi conquistadores avevano accresciuto la bramosia di ricchezza. Già nella fase iniziale della spedizione, Pizarro aveva fatto un'importante scoperta: la patata. Negli anni seguenti, il tubero si sarebbe diffuso in tutti i paesi europei, divenendo la base dell'alimentazione popolare. Nonostante avessero imparato ad arrostire le patate, gli uomini della spedizione patirono la fame. Dopo parecchi mesi, scoprirono un deposito di viveri utilizzato dagli Incas e ne approfittarono per sfamarsi. Finalmente entrarono in contatto con alcuni indigeni che si offrirono di guidare gli spagnoli attraverso le Ande e di portarli dal loro re, Atahualpa. Pizarro non sapeva se fidarsi, ma non aveva altra scelta se voleva portare a termine con successo la spedizione. Se fosse tornato in Spagna a mani vuote, sarebbe stato deriso, o peggio ancora, avrebbe rischiato di trascorrere in carcere il resto dei suoi giorni. Si incamminarono lungo i ripidi sentieri andini nella speranza di raggiungere la terra dell'oro che tanto agognavano. Non sapevano di essere circondati dalle vedette Inca che informavano segretamente il sovrano dell'avanzata dei forestieri. Atahualpa in realtà era incuriosito da quegli stranieri. Dalle parole dei suoi esploratori aveva immaginato che si trattasse di divinità. Forse Pizarro era proprio il dio dalla pelle chiara di cui si attendeva il ritorno. Ai suoi occhi gli spagnoli erano dei giunti nella sua terra per rendergli omaggio. Lungo il cammino, gli spagnoli continuavano a incontrare città abbandonate. Dagli indigeni vennero a sapere che Atahualpa aveva richiamato i guerrieri da tutto il regno per formare un esercito imbattibile. Ascoltarono anche i terribili anatemi degli Incas. Berremo in coppe ricavate dai loro teschi. Intaglieremo le loro ossa e ne faremo flauti. Li scorticheremo vivi
e useremo la pelle per farne tamburi. Gli spagnoli scoprirono delle tombe e vi si introdussero per saccheggiarle. Alcuni morirono misteriosamente, dando vita a leggende di maledizioni. In realtà sappiamo che nei sepolcri sigillati si formano dei gas tossici e infiammabili che causano la morte degli sprovveduti esploratori. Nel novembre 1532, dopo una lunga e faticosa marcia, i conquistadores raggiunsero un valico della cordigliera andina, toccando i 5.000 metri d'altezza. Un diario della spedizione riporta: respirare quest'aria rarefatta è molto fastidioso. Gli uomini avanzano a fatica con i cavalli sull'orlo di spaventosi precipizi. Ci trasciniamo a stento, inerpicandoci tra i sentieri di montagna come un animale ferito. Stiamo sopportando terribili fatiche e sacrifici. Ciascuno di noi si augura che finiscano presto, qualunque sia il destino che ci aspetta. Finalmente, dopo 400 chilometri di marcia, gli spagnoli raggiunsero la roccaforte inca di Cajamarca. Per il re Atahualpa non fu una sorpresa. Le vedette e le staffette lo avevano tenuto costantemente informato dell'avanzata degli spagnoli. I soldati di Pizarro avevano proseguito risoluti la loro avanzata nel cuore dell'impero Inca. Per la prima volta si trovarono di fronte non a rovine abbandonate, ma a un'area coltivata con imponenti e magnifici terrazzamenti. Capirono subito che gli abitanti di quella terra dovevano essere tutt'altro che rozzi selvaggi. Pizarro accantonò il progetto di un attacco a sorpresa e preferì agire con maggior cautela. Mandò in avanscoperta i suoi uomini migliori verso la roccaforte di Cajamarca, apparentemente inespugnabile. Questi scoprirono che era completamente deserta. Temevano di essere caduti in una trappola e che gli Incas avessero schierato il loro potente esercito lungo le colline che circondavano quel luogo, ma non vi era alcuna traccia di presenza umana. Mentre gli uomini di Pizarro occupavano Cajamarca, Atahualpa si trovava con la regina, sua sposa e sorella, presso le fonti termali della vicina Pultamarca. Era sicuro che quello sparuto gruppo di forestieri non costituisse un pericolo per lui, il re Dio. I conquistadores non avevano più intenzione di aspettare. Pizarro inviò da Cajamarca tre uomini in veste di ambasciatori per incontrare il sovrano. Atahualpa li ricevette con fredda e distaccata dignità. Gli spagnoli ne restarono colpiti. Un cronista riporta: nel suo sguardo fisso brillano scintille di un fuoco pericoloso. Con baldanza e presunzione, gli invasori rimasero in sella. Si sentivano più sicuri in groppa ai cavalli. Gli Incas non conoscevano questi animali e pensavano che fossero creature favolose e invincibili. Atahualpa, a ogni modo, non lasciò trasparire le sue intenzioni. Il sovrano brindò alla salute degli spagnoli, bevendo dal teschio di un prigioniero. Agli stranieri, invece, offrì coppe d'oro, forse in segno di amicizia. Il monarca promise di recarsi a Cajamarca per conoscere colui che guidava la spedizione. Gli spagnoli erano però piuttosto sospettosi. Temevano di aver bevuto del veleno. Quella sera, la luce dei fuochi da campo del grande esercito Inca illuminava minacciosamente le colline attorno alla città. Forse Pizarro aveva rischiato troppo. Lui e i suoi uomini potevano essere annientati facilmente. I suoi esploratori avevano contato almeno 30.000 guerrieri Inca, mentre il corpo di spedizione era composto da soli 180 uomini. La notte del 16 novembre 1532, gli spagnoli si riunirono per pregare. Il cronista annotò: la paura ci avvolge come una coltre nera. Questa spedizione è stata una follia. Potremmo salvarci solamente se avvenisse un prodigio. Molti di noi, però, hanno ragione di dubitare che i santi ci ritengano meritevoli di essere aiutati con un miracolo. Il gran giorno era ormai giunto. Alle prime luci dell'alba, gli uomini di Pizarro consolidarono le posizioni.
Cosa sarebbe accaduto? Si prepararono a rispondere a un attacco. Con grande apprensione si nascosero in attesa. Trascorsero parecchie ore prima che il sovrano degli Incas si mostrasse. All'improvviso, sulle colline circostanti apparvero i suoi guerrieri. Gli spagnoli si resero conto che le truppe di Atahualpa erano composte da almeno 12.000 uomini. 12.000 guerrieri del tutto disarmati. Che intenzioni avevano? All'improvviso, alte grida di gioia annunciarono l'arrivo del sovrano. Iniziò un rituale molto singolare. Centinaia di servi precedevano il corteo imperiale, spazzando la strada dove il re sarebbe passato. Finalmente apparve la portantina dove sedeva Atahualpa. Fu scortato fino al centro della piazza. Secondo l'antico cerimoniale, il suo seguito si dispose attorno al trono, forgiato in oro purissimo e splendidamente decorato. Per la prima volta, i conquistadores ebbero una chiara percezione dell'immensa ricchezza del re. Atahualpa credeva che la sua apparizione in un'aura quasi divina avrebbe impressionato il capo degli stranieri. Sulla piazza del mercato di Cajamarca si incontrarono due mondi completamente diversi. Il prete che accompagnava la spedizione spagnola si avvicinò al sovrano con un crocifisso e una Bibbia in mano. Invitò Atahualpa a rinnegare la sua fede falsa e pagana e a farsi battezzare, sottomettendosi alla corona di Spagna. Il sacerdote porse al monarca il testo sacro, dicendo che conteneva la parola di Dio, ma gli Incas non conoscevano né la scrittura né i libri. Atahualpa lo esaminò e lo avvicinò alle orecchie pensando che parlasse. Non sentendo nessun rumore, gettò a terra la Bibbia. Quell'atto blasfemo diede a Pizarro il movente per attaccare. Ordinò ai suoi uomini di aprire il fuoco contro la massa dei guerrieri Inca. Combattete! A tutti voi saranno rimessi i peccati. Nella cronaca della conquista si legge: le nostre truppe uscirono all'improvviso da ogni parte. Urlando si scagliarono contro i nemici inermi. Gli Incas erano disarmati e i nostri soldati li fecero letteralmente a pezzi con le loro spade, senza incontrare resistenza. Fu una carneficina. Si diffuse odore di sangue e di morte. Il grande esercito Inca fuggì disordinatamente in preda al panico. Il re era stato umiliato. Atahualpa venne fatto prigioniero. Si narra che Pizarro gridò: «Chiunque tenga alla vita non osi toccare il re!» Il sovrano era prezioso quanto le ricchezze del suo regno. Finché Pizarro lo avesse tenuto in ostaggio, non avrebbe dovuto temere i suoi sudditi. Per i guerrieri Inca, nelle battaglie esisteva un momento decisivo, quasi magico. Se il loro capo cadeva, la battaglia era considerata perduta. Si scatenavano il panico e il caos. Le truppe si disperdevano immediatamente. L'autorità di Atahualpa era stata profondamente scossa. Con una mossa audace, Pizarro aveva vinto la prima battaglia. Ma quali altri pericoli si nascondevano nelle inaccessibili vallate andine? Il grande regno degli Incas, conosciuto anche come l'Impero del Sole, comprendeva un'area che si estendeva dai territori dell'odierna Colombia fino al Cile. Si stima che la sua popolazione arrivasse ai 12 milioni di persone. Nonostante le proibitive condizioni climatiche della cordigliera andina, l'agricoltura era fiorente. Gli abitanti avevano sviluppato sistemi di coltura molto progrediti per l'epoca, che in Spagna erano sconosciuti. Nessuno pativa la fame. Era quello il favoloso Eldorado? La mitica terra dell'oro che i conquistadores cercavano da tempo? Il sovrano Inca venne imprigionato in una cella sotterranea del Palazzo Reale di Cajamarca e tenuto sotto stretta sorveglianza.
Pizarro lasciò però all'ostaggio una certa libertà. Atahualpa poteva godere della compagnia delle sue tre mogli favorite e continuò a occuparsi degli affari di Stato. Controllava i conti pubblici usando i quipu, cordicelle annodate che costituivano un sistema di registrazione ideato dagli Incas. L'autorità del re era fondamentale per mantenere l'ordine nel paese. All'inizio sembrò addirittura che Incas e spagnoli potessero convivere pacificamente. Gli uomini di Pizarro, che avevano trascorso tutta la vita a combattere, sognavano di potersi stabilire in quella terra meravigliosa. Queste speranze, però, presto si rivelarono illusorie. L'avidità degli invasori era troppo forte. Avendo riportato una facile vittoria, volevano impadronirsi di tutte le ricchezze di quelle terre. Secondo la nomina ricevuta dall'imperatore di Spagna nel 1529, prima di partire per l'impresa, Pizarro ne era il governatore. Il contratto stipulato con Carlo V assicurava a Francisco Pizarro il controllo su un territorio molto vasto che si estendeva dal Rio Santiago, nell'attuale Colombia, fino alle vette di Chincha, nel sud del Perù. Facevano parte di questa nuova provincia anche la capitale Cusco e la città-fortezza di Machu Picchu. Machu Picchu è conosciuta come la città perduta. Fu scoperta solo nel 1911 dall'esploratore statunitense Hiram Bingham. La rigogliosa vegetazione l'aveva occultata per oltre 400 anni. Come gli Incas fossero riusciti a nascondere agli spagnoli l'esistenza della città è ancora oggi un mistero insoluto. Durante il periodo di prigionia del re si instaurò fra Pizarro e Atahualpa un rapporto quasi amichevole. Lo spagnolo permise al suo illustre ostaggio di imparare a leggere e scrivere. Atahualpa intuì che gli stranieri erano superiori al suo popolo in alcuni campi, ma capì anche la loro grande debolezza, la passione sfrenata per l'oro. Non poteva eludere le loro domande sui tesori del paese, ma cercò di guadagnare tempo. Rivelò agli spagnoli alcuni nascondigli segreti, dove però non c'erano grosse ricchezze. Continuamente in cerca d'oro, l'anno seguente, gli uomini di Pizarro avrebbero raggiunto la capitale Cusco, 1000 chilometri più a sud. Pizarro lasciò Cajamarca agli inizi dell'agosto 1533 e arrivò a Cusco verso la metà del mese di novembre. Anche questa volta dovette affrontare una lunghissima marcia d'avvicinamento, ma sapeva che doveva assicurarsi il controllo della capitale dell'impero Inca. Gli uomini di Pizarro, temendo imboscate, avanzavano controllando costantemente gli spostamenti dei guerrieri nemici. Durante l'avanzata verso Cusco, si imbatterono in un ostacolo apparentemente insormontabile. Enormi blocchi di pietra costituivano un'imponente struttura fortificata. Ancora oggi, gli studiosi non riescono a spiegare come gli Incas realizzarono queste mura ciclopiche. Scolpirono massi dalle forme regolari e del peso di 130 tonnellate, disponendoli con grande precisione. Gli spagnoli, stupefatti, si convinsero che non si trattava di un'opera umana. Sospettarono che quegli enormi massi fossero stati tagliati in maniera così perfetta con l'aiuto del demonio. Nonostante i timori, Pizarro ordinò ai suoi di ispezionare la muraglia. I soldati diedero il segnale di via libera. La strada per Cusco era sgombra. Le voci secondo cui gli Incas avevano concentrato l'esercito in quella zona per attaccare gli spagnoli si rivelarono inesatte. Sullo sfondo della maestosa catena andina, la colonna al seguito di Pizarro proseguì il cammino. Oro e gloria! I conquistadores si avvicinavano sempre più alla meta agognata. Infine, giunsero in vista della capitale. Avrebbero finalmente ricevuto la ricompensa che meritavano e che Pizarro aveva promesso.
Nella lingua degli Incas, Cusco significa ombelico. La città era infatti il centro vitale dell'impero. Secondo la leggenda, fu fondata nel 1100 d.C. dall'imperatore Manco Capac. Oggi è una delle mete turistiche più apprezzate del Sud America. Si possono ammirare molte tracce del suo glorioso passato. I conquistatori spagnoli non riuscirono a distruggere le imponenti mura difensive e costruirono le chiese sulle fondamenta degli antichi palazzi. Gli atti di spietata ferocia compiuti dagli spagnoli vennero documentati da un artista indio del tempo. I suoi disegni rappresentano una delle poche testimonianze autentiche di ciò che avvenne in quel periodo. Accecati dal desiderio di arricchirsi, gli uomini di Pizarro non esitarono a torturare, uccidere e compiere ogni genere di brutalità contro gli indigeni. Persino l'imperatore di Spagna, venuto a conoscenza delle violenze perpetrate, emanò un editto per mettere fine a quegli abusi, ma i conquistadores continuarono a seminare il terrore. Il genocidio compiuto dai conquistadores in nome della corona di Spagna e della Chiesa rappresenta una delle pagine più vergognose della storia europea. La caccia all'oro fu la causa del massacro degli Incas. Il prezioso metallo non venne più usato per decorare i templi del Dio Sole, ma per ornare i simboli sacri importati dai conquistatori. Col passare dei secoli, in Perù il cristianesimo riuscì a penetrare e a essere assimilato. I peruviani divennero molto credenti, arrivando presto a perdonare le ingiustizie subite. Un principe inca regge la croce, un simbolo della fusione delle due culture. All'inizio, quando arrivarono nell'antico Perù, gli spagnoli pensarono di mantenere separati i due popoli. Valutarono attentamente l'ipotesi di creare due organizzazioni statali diverse, una per gli abitanti di origine iberica e l'altra per gestire i sudditi indigeni. Col tempo, tuttavia, le due etnie si unirono per fondersi e amalgamarsi, creandone una nuova. Io stesso posso dire di appartenere a una razza mista. Nelle mie vene scorre sia sangue spagnolo, sia quello indio. La clemenza usata da Pizarro nei riguardi di Atahualpa era fonte di malumore fra gli spagnoli. Il comandante aveva persino insegnato al prigioniero a giocare a scacchi. All'inizio i due si erano studiati con diffidenza, ma la curiosità aveva prevalso. Pizarro era desideroso di capire quanto era grande l'impero Inca, quali ricchezze possedeva e se Atahualpa poteva rappresentare ancora una minaccia. Stava collaborando con loro sperando di poter conquistare un giorno la libertà oppure stava solo studiando una strategia per sopraffare gli spagnoli? A chi sarebbe spettata la mossa finale di quella partita? Si dice che tra Pizarro e Atahualpa si fosse creata una relazione di reciproca dipendenza. È vero, Atahualpa voleva salvarsi e tornare libero. Pizarro, invece, era in cerca di ricchezze e di gloria. Apparentemente gli interessi dei due sembrerebbero inconciliabili. In realtà i due uomini dipendevano uno dall'altro e i loro destini erano strettamente uniti. Per rafforzare il legame col suo nemico e forse nella speranza di salvarsi, Atahualpa gli offrì in moglie la sorella prediletta. All'inizio Pizarro era sospettoso, in seguito cedette al fascino della bella principessa indigena. Dopo averla fatta battezzare e averle imposto il nome di Inés, la prese come concubina, ma non la sposò secondo il rito cattolico. Atahualpa riteneva tuttavia di aver fatto una buona mossa. C'erano speranze che Pizarro si dimostrasse riconoscente.
Costantemente alla ricerca del mitico Eldorado, gli spagnoli si spinsero sempre più a sud, affrontando estenuanti marce di intere settimane. Arrivarono al confine con l'attuale Cile, nell'arido deserto di Atacama. Era una regione desolata e dall'aspetto alieno. Non vi trovarono terre fertili da coltivare, né c'era traccia di miniere d'oro. Non era certamente un luogo adatto a essere colonizzato. In quelle terre inospitali vivevano solo poche specie di animali che col tempo si erano adattate a un habitat poco accogliente. Stanchi per le fatiche e i grandi sforzi, gli spagnoli furono costretti a tornare indietro. Il viaggio di ritorno fu reso ancor più difficile dalle esalazioni gassose dei vulcani e dalle trombe d'aria che fecero perdere loro l'orientamento. Erano tormentati costantemente dalla sete. In quelle zone non pioveva mai e l'acqua dei laghi salati non era bevibile. Migliaia di chilometri più a nord, nel fitto intrico di vegetazione che ricopre il bacino del Rio delle Amazzoni, la ricerca dell'Eldorado si trasformò in un incubo ancor peggiore. Le pesanti armature e l'equipaggiamento degli spagnoli erano solo un impaccio nella foresta pluviale. I soldati caddero vittime di quell'habitat sconosciuto, non essendo preparati ad affrontarlo. Molti si persero per sempre nella giungla. Cominciarono a dubitare dei racconti degli indios che affermavano di aver visto di persona le ricchezze dell'Eldorado. Stavano forse cercando di allettare gli stranieri facendo leva sul loro desiderio di arricchirsi per tendere loro una trappola? Pochi anni dopo, gli spagnoli navigarono lungo tutto il corso del Rio delle Amazzoni, raggiungendo la sua foce. Le speranze di trovare l'Eldorado andarono però deluse. Questa leggenda è tuttavia sopravvissuta fino ai giorni nostri. Atahualpa conosceva il luogo dove sorgeva la mitica città d'oro? Pizarro lo accusò di aver tenuto nascosti i tesori degli Incas. I conquistadores, in effetti, fino a quel momento erano riusciti a impossessarsi solo di una modesta quantità d'oro. Pizarro rimproverò il sovrano Inca di aver approfittato della clemenza che gli era stata riservata. Giunse a minacciare Atahualpa di morte. Il re, allora, pensò di fare al suo nemico una proposta allettante. Era disposto a far riempire d'oro la sua cella, che misurava 50 metri quadrati, purché gli spagnoli gli garantissero la libertà. Pizarro accettò l'offerta. Per l'ultima volta, il re diede prova dell'autorità assoluta che esercitava sui suoi sudditi. Da tutte le regioni del regno, gli Incas raccolsero l'oro necessario per salvare la vita al sovrano. Lunghe carovane di lama carichi d'oro si diressero verso Cajamarca. Non si capì mai dove fossero nascoste tutte quelle ricchezze. Per 3 mesi, giorno e notte, furono trasportati sacchi pieni di metallo prezioso e accatastati nella cella sotterranea dove era stato tenuto prigioniero il re. Sotto l'occhio vigile dei soldati spagnoli, gli indigeni si davano da fare per accumulare più oggetti possibili, in maniera da pagare il riscatto pattuito. Nessun altro conquistatore del Nuovo Mondo aveva mai ottenuto un tesoro così grande. Pizarro mantenne un'accurata contabilità e calcolò con esattezza la sua quota di bottino.
Un uomo che in patria era stato un guardiano di porci semi-analfabeta era diventato ricchissimo. È impossibile calcolare a quanto ammontassero i tesori dell'impero Inca. Di fronte a quella montagna d'oro e d'argento, gli uomini di Pizarro diedero finalmente ragione al loro comandante e si convinsero di essere arrivati in una terra piena di ricchezze. Atahualpa venne condannato perché in città si era diffusa la falsa voce che il re avesse richiamato un potente esercito dal sud del paese per attaccare gli spagnoli. In realtà si trattava di un contingente di uomini disarmati che stavano tornando a Cajamarca. Pizarro appose la propria firma al documento che ordinava la condanna a morte del re. Secondo alcuni studiosi, il capo della spedizione spagnola fu spinto dai suoi uomini a prendere questa decisione temendo di perdere la propria autorità se non avesse agito con fermezza. Il 26 luglio 1533, il potente sovrano degli Incas, discendente del dio Sole, venne condotto in catene verso il patibolo. Gli spagnoli gli comunicarono che se si fosse convertito al cristianesimo non sarebbe stato arso sul rogo, ma strangolato con la garrotta. Atahualpa accettò questo supplizio perché per gli Inca il rogo era una fine ben peggiore. Secondo le loro credenze, infatti, nella vita ultraterrena l'uomo conservava il proprio corpo. Per questo i morti venivano mummificati e sepolti con preziose vesti e ornamenti. Atahualpa venne battezzato col nome di Francisco. La garrotta venne lentamente serrata intorno al suo collo. Il più potente sovrano del Sud America morì così, come un delinquente comune. Con la morte di Atahualpa finì anche il grande impero del Sole. Quella notte, migliaia di sudditi si tagliarono le vene per seguire il loro signore e padrone nell'aldilà, nella casa del dio Sole. Pizarro ordinò che gran parte dell'oro accumulato come riscatto venisse fuso. Furono distrutte così meravigliose opere d'arte, trasformandole in lingotti più facilmente trasportabili. Ci vollero 34 giorni per fondere tutti i manufatti. Alla fine ne ricavarono circa 5 tonnellate d'oro e 11 d'argento. Accecati da tanto splendore, gli spagnoli non si accorsero che buona parte degli oggetti erano realizzati con leghe non pregiate. A differenza degli Incas, i conquistadores non si intendevano molto di metallurgia. I lingotti che finirono nelle casse della corona spagnola contenevano un'alta percentuale di metalli vili, come rame o ferro. Anche dopo aver ricevuto la propria parte di bottino, gli uomini di Pizarro non rimasero soddisfatti. Spinti dall'invidia e dall'avidità, alcuni assassinarono i propri compagni. Negli anni seguenti, il Perù, ormai divenuto colonia spagnola, fu sconvolto da una serie di lotte intestine. Francisco Pizarro cadde vittima dei contrasti e della rivalità che lo opponevano agli altri capi della spedizione. Pizarro non si preoccupava molto della propria incolumità personale. Non volle mai essere protetto, era un uomo sicuro di sé e non ritenne necessario servirsi di guardie del corpo, anche se ne aveva a disposizione. I suoi nemici lo sapevano, quindi non ebbero problemi a tendergli un agguato. Fu così che venne ucciso nel suo palazzo a Lima. Venne assalito da un gruppo di 12 uomini. Aveva 66 anni, ma si difese fino all'ultimo con grande coraggio. Si narra che le sue ultime parole furono: «A me, fedele spada, compagna di tutte le mie imprese». 8 anni dopo la condanna di Atahualpa, il 26 giugno 1541, moriva Francisco Pizarro. L'oro degli Incas venne inviato in Spagna. L'imperatore Carlo V ne aveva urgente bisogno per saldare i suoi debiti con vari paesi europei.
Le navi cariche d'oro provenienti dal Nuovo Mondo attraccarono a Siviglia. Nell'archivio generale delle Indie sono ancora conservati i registri in cui la corona spagnola teneva l'inventario dei tesori sottratti agli Incas. Genoveva Enriquez Macías ha studiato a fondo questi documenti, cercando di fornire almeno una stima approssimativa delle ricchezze che gli spagnoli portarono dal Perù. Non tutti i galeoni partiti da Lima raggiunsero però la madre patria. Molto oro arrivò in Spagna di contrabbando. Per questo è molto difficile fare una valutazione precisa della quantità di metalli preziosi che giunsero in Europa dal Nuovo Mondo. Dai calcoli emerge che solamente nel XVI secolo furono scaricate circa 180 tonnellate d'oro e 16.000 tonnellate d'argento. Nessuno potrà mai stabilire la grandezza dei tesori degli Incas. Il prezioso carico dei galeoni era una preda molto allettante per i pirati, ma c'erano anche altri ostacoli. Decine di velieri finirono contro le barriere coralline dei Caraibi o affondarono al largo della Florida. Con esse si inabissarono ricchi carichi d'oro e oggetti preziosi. Oggi, archeologi specializzati in ricerche sottomarine vanno a caccia di tesori sommersi lungo le rotte seguite dagli antichi vascelli. Molti splendidi manufatti, però, rimarranno per sempre sepolti in fondo all'oceano, scomparsi nel nulla, come l'antica civiltà da cui provenivano. Il grande impero del sole.